che della battaglia per i diritti delle donne veramente ha fatto la sua ragione di vita. Io non ho mai visto un concentrato di vita come in questa giovane signora, che è la senatrice Elena Marinucci. Definirla solo senatrice è poco, perché lei è stata parlamentare europea, è stata avvocata ed è stata anche insegnante. Lo dico perché sono tanti i ragazzi delle scuole qui presenti, quindi lei sa anche cosa vuol dire essere un insegnante. Mi raccontava prima di un'esperienza che ricorda con tanta gioia, come ricostruire la sua vita combattiva. Io dico solo alcuni dati che veramente mi hanno colpito. In tempi in cui di pari opportunità non si parlava, lei è stata la prima ad ottenere l'inserimento di una quota del 25% degli incarichi direttivi del partito, lei militava nel PSI, riservata alle donne. Non si è fermata qui, ha combattuto moltissimo anche per la distanza degli anni che separavano la separazione e il divorzio, portandoli da 5 a 3. E forse la cosa più importante è che quando il 12 giugno del 1984 viene istituita la Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio, lei è diventata la prima Presidente. E solo per questo io credo, facciamo nell'incontro precedente abbiamo detto che possiamo dire che le cose stanno bene, però devo riprendere un momento il discorso del presidente Masciuvecchio, mi interessa molto. Qui ci sono meno donne che uomini, questo è legato al fatto che ancora si pensa che le nazioni dovrebbero essere diverse? Io mi arrabbiavo molto quel tempo, quando le donne entravano al cosiddetto terzo livello, le donne andavano a intrecciare i fili e gli uomini invece facevano i cavallisti e subito guadagnavano un po' di più e subito erano più importanti. Non c'è nessuna ragione di pensare che esistano lavori maschili e lavori femminili. Una donna può benissimo essere reclutata per fare un lavoro abitualmente attribuito a un uomo. Basterebbe riconoscere che le donne e gli uomini fanno le stesse cose e le sanno fare. Le donne sono state nelle miniere. Nel passato, quando non era proibito, hanno fatto i lavori pesanti. Adesso è prevista la nostra normativa, ma hanno fatto i lavori pesanti. Non si capisce per quale motivo si pensa al momento del reclutamento di assumere gli uomini. Ora mi rendo conto, l'idea è che gli uomini mantengono la famiglia, anche le donne mantengono la famiglia. Cioè, se veramente ci crediamo al giusto rapporto che ci deve essere tra i sessi, non dobbiamo più pensare in termini di genere. Uomini e donne sono esseri umani, persone che possono fare tutte le stesse cose. L'ingegnera ci ha dimostrato che lei ha fatto una cosa che attualmente facevano gli uomini, l'ha fatta verso uomini che l'hanno accettata. Quindi già in tempi non recentissimi questo poteva succedere. Ci tengo molto questo, perché a meno che non si prendano le donne per il famoso discorso del pari salario, allora anche questo è molto grave. Ancora adesso si parla di questo, no? Dovrebbe essere completamente uguale. Vi racconto un episodio, c'era stata una vicenda al Tribunale Europeo perché una donna non era stata assunta dalla banca e la banca normalmente non assumevano le donne. Lei ha vinto la causa, l'hanno assunta e poi si sono accorti che le donne facevano andare alla banca molto meglio. Perché diciamo la verità, adesso non mi dispiace, ma siamo migliori. E che anche io per la verità avevo altre volte ricordato, se entrando avessero detto c'è la chirurga non ci sarebbe stato nessun problema, ma invece c'era un chirurgo, perché un chirurgo non poteva essere che uomo, invece era una donna, ma sarebbe passato già allora a chiamare la chirurga e il problema non ci sarebbe stato. Quindi dobbiamo proprio cominciare a pensare in questi termini. Per quanto riguarda il momento presente è difficile per tutti, lo sappiamo benissimo, e quindi reclutare è difficile per tutti. Io non sarei per niente contraria a forme di, che ne so, anche la riduzione di salario, una qualche soluzione che consentisse invece il reclutamento, perché il reclutamento significa che più lavoro, quanto vedi che più denaro che circola, quanto vedi che più persone che possono metterlo sul mercato, quanto di che crescere. Io mi augurerei che si trovasse una formula per consentire sia a donne che a uomini anche di ridurre un po', casomai, il salario d'ingresso, ma di entrare ed essere di più.
innamorati di una signorina così? Non siete innamorati, lei è veramente un potente che non smette di lottare e di combattere proprio per questo mondo al femminile. Mi piacerebbe sapere il suo rapporto, poi magari ce lo dico.